I lavori del porto da 10 anni e più non vengono portati a termine. Un rimpallo di responsabilità ci ha portato fino ai giorni nostri ad assistere a questa situazione nonostante ci siano state inaugurazioni di cantieri con presenze illustri. Così il capogruppo di opposizione Alessandro Lo Schiavo in una interrogazione protocollata al Comune di Castellabate volta a conoscere i motivi di questi ritardi così evidenti. Parliamo di un intervento che risale a oltre 10 anni fa, che ha visto la presenza dapprima di un assessore regionale e non da ultimo il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca, che è venuto a Castellabate qualche mese prima delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, al taglio del nastro, all'avvio di questi benedetti lavori che avrebbero messo in sicurezza la banchina portuale di San Marco di Castellabate. Lavori che non sono stati portati mai a termine, che hanno registrato la presenza di imponenti mezzi meccanici in una sola giornata lavorativa. Tutto poi si è bloccato, si è arenato e dapprima abbiamo pensato ad un blocco legato all'emergenza del coronavirus, ma poi ci siamo resi conto che i ritardi e questo impasse erano dovute a ben altre motivazioni. Io ho avuto modo di interfacciarmi con l'assessore ai lavori pubblici in consiglio comunale. Ho voluto mettere nero su bianco, da qui la mia interrogazione, per capire in maniera ufficiale, chiara, quelle che sono le problematiche, gli ostacoli a portare a termine questa importante opera pubblica di messa in sicurezza dell'area portuale di San Marco di Castellabate. E contestualmente ho voluto aprire un forte dibattito, al di là di quelli che sono stati gli steccati politici, ideologici, che ad oggi non hanno permesso un'apertura di un dibattito, ma soprattutto di mettere in campo una progettualità seria, concreta, che oggi può essere valida, che oggi può essere candidabile proprio grazie al Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza, che immetterà nel sistema Italia miliardi di euro, soprattutto per il Sud Italia, e quindi dobbiamo farci trovare pronti con una proposta progettuale valida, che candida Castellabate, il Cilento, che candida il nostro comune a far diventare il porto di San Marco un grandissimo porto turistico, dove possono coesistere i nostri pescatori, i nostri diportisti locali, i tantissimi turisti nazionali e internazionali che solcano i nostri mari, i mari con yacht e barche a vela di grossa e media portata, che significa tanto altro lavoro, che significa un turismo di eccellenza, di qualità, e soprattutto dare uno slancio, un rilancio economico-turistico al nostro territorio degno di nota. E da importanti opere pubbliche si può rinascere, si può ripartire. Il porto è una di quelle opere che può dare vitalità al nostro territorio.